il 7 aprile 1944, Fragheto, frazione del comune di Casteldelci, ha subito il suo straziante calvario, vittima della furia assassina frutto dell'aberrazione della guerra. Bernardino Gabrielli, anni 73, e Gilda Alessandrini, anni 64, Isola Leonardi, anni 37, Maria Gabrielli, anni 7, Giuditta Gabrielli, anni 2, Bernardo Gabrielli, anni 4, Giovanni Albini, anni 69, Giuseppe Novelli, anni 2, Minerva Gabrielli, anni 72, Maria Gabrielli, anni 26, Paolo Gabrielli, anni 68, Marianna Mazzoni, anni 61, Lazzaro Nazareno Gabrielli, anni 33, Paolo Gabrielli, 40 giorni, Mario Gabrielli, anni 2, Alfonso Gabrielli, anni 31, Celestina Gabrielli, anni 21, Margherita Gabrielli, anni 18, Romualdo Gabrielli, anni 63, Settimia Dolci, anni 51, Guglielmo Gambetti, anni 60, Diletta Diletti, anni 57, Maria Novelli, anni 34, Terzo Gambetti, anni 3, Davide Vicini, anni 77, Matilde Albini, anni 67, Maria Vicini, anni 78, Caterina Bernardi, anni 26, Rosa Vicini, anni 29, Ulda Gabrielli, anni 18. Questi i nomi dei martiri di Fragheto. Il 9 aprile 2003 è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile con la seguente motivazione. Piccolo centro, durante l'ultimo conflitto mondiale, avendo fornito momentanea ospitalità ad un gruppo di partigiani, veniva sottoposto ad una feroce e cieca rappresaglia da parte delle truppe tedesche, che trucidarono 30 suoi cittadini, in maggioranza anziani, donne e bambini, e distrussero l'intero abitato. Oggi mi trovo a commemorare solo in questo luogo, ma portando insieme a me virtualmente tutta la mia cittadinanza, il 76esimo anniversario dell'eccidio che nel lontano 1944 per mano delle truppe naziste ha cancellato un intero paese, lasciando una cicatrice eterna. Fragheto, un paese dove echeggiavano i suoni ed i rumori dei lavori di campagna, delle grida festanti dei bambini e delle mamme affaccendate nei lavori quotidiani. Di Fragheto con le sue famiglie, oggi, non rimane che il fruscio del vento che pare aver portato via per sempre una comunità intera. Commemorare significa tenere viva la memoria e rendere onore a chi, indifeso ed incolpevole, ha perso la vita, ricordando con forza alle generazioni più giovani che le scelte di conflitto producono sempre orrore e sofferenza. Commemorare significa tuttavia ricordare alla società odierna, alla politica e ai decisori di ogni livello che questo paese che ha subito questo atroce strazio non può e non deve essere lasciato solo. Ci sia l'impegno da parte di tutti ad invertire questa tendenza. Casteldelci e Fragheto chiedono a tutti un impegno concreto, non vendette, ma azioni affinché ciò che i padri hanno realizzato sia sviluppato ed arricchito e non abbandonato alla desolazione dall'inerzia. Questo è un giuramento che insieme dobbiamo condividere e che spero ancora insieme ci troveremo il 7 aprile 2021 a rinnovare in questo meraviglioso paese.